Buonasera a tutti, ben arrivati in Biblioteca Delfini e a nome delle Biblioteche di Modena vi do il benvenuto a questo che è il primo appuntamento del nostro ciclo del mese della scienza. È già da molti anni che le biblioteche organizzano questi incontri di divulgazione scientifica, variando di anno in anno il tema per cui siamo passati dalla salute alla cucina, quest'anno siamo approdati a... Alla fisica, e abbiamo il piacere di avere con noi Emanuela Pulvirenti, che art blogger non devo neanche dirlo perché ha un blog che, se non l'avete visto, è meraviglioso è assolutamente da guardare. Didatticarte lo trovate in un secondo ed è veramente un viaggio nell'arte sempre nuovo e sempre originale. Quindi noi siamo veramente molto contenti di cominciare a parlare di fisica in una modalità originale perché incontreremo i concetti della fisica attraverso un viaggio bellissimo nell'arte e io do subito la parola ad Emanuela perché siamo veramente curiosissimi di cominciare questo percorso con te. Grazie tantissimo e buon ascolto a tutti. Verde, si sente. Mi avvicino. Ok, parleremo della, della fisica nell'arte. Sono mh, due cose che sembrano molto distanti. Eh, come diceva appunto Angela, mi occupo di arte, ma io vengo parzialmente anche dall'ambito della fisica perché. Eh, dopo la laurea con una tesi in illuminotecnica eh, ho fatto anche un master in light design e un dottorato di ricerca in fisica tecnica ambientale in cui mi occupavo proprio di illuminotecnica, che è una branca della fisica tecnica, però applicata ai beni culturali. Quindi queste due cose, eh, arte e scienza, le ho sempre messe assieme in una maniera anche molto naturale. Eh, faremo un percorso stasera ehm, diviso in questi quattro blocchi. Ok? Però qualcosa su cui appoggiarlo. Va bene. Al volo. Aspettate che lo incastro. Va bene, si sente, ok. Allora parleremo dei fenomeni fisici raffigurati nei dipinti. Quindi opere d'arte in cui è presente qualcosa spiegabile attraverso una uh, legge della fisica. Fenomeni fisici sfruttati per creare opere d'arte, quindi in quel caso l'artista conosce un particolare um, strumento, qualche dispositivo che funziona con, um, secondo una legge della fisica e ne tira fuori un'opera d'arte. Andremo anche a vedere in maniera più rapida fenomeni fisici usati per studiare le opere d'arte, quindi tutto il mondo della diagnostica dell'arte. E un'ultima chiusura, una cosa un po' personale che mi piace fare, la fisica come metafora, cioè alcune leggi della fisica eh, che in qualche modo ehm, rappresentano anche dei fenomeni artistici, possono essere raccontati pure attraverso l'arte. Cominciamo subito quindi con mh, la fisica attraverso i dipinti. Cominciamo con Monet perché ci apre un mondo molto interessante che è quello del colore, la natura della luce e eh, la percezione dei colori. Questa è una famosa serie, i, i colori sì, li vedete insomma abbastanza fedelmente, ma ora capiremo che dire fedelmente parlando di colori non vuol dire niente. La serie delle cattedrali di Rouen. Eh, questo, ok, lo specchio, crea riflessi. Lascialo stare qua, <ride> mi serve dopo. Eh, iniziamo e eh, vi leggo un attimo quello che scrive eh, Monet. Dice, per me un paesaggio non esiste di per sé, poiché il suo aspetto cambia in ogni momento, ma l'atmosfera circostante lo fa rivivere, l'aria e la luce che variano continuamente. Per me è solo l'atmosfera circostante che dà ai soggetti il loro vero valore. Eh, questa è una dichiarazione di intenti che sembra così molto poetica, artistica. In realtà all'interno c'è un'intuizione scientifica di cui Monet non era chiaramente consapevole, però c'era arrivato in qualche modo, eh, cioè sulla natura del, del colore, sul fatto che questo dipende dalla luce e che le cose non hanno un colore proprio. Eh, questa, ehm, questa intuizione è molto evidente in questa serie che lui realizza tra il 1892 e il 1894 a Rouen, siamo nel nord della Francia. Eh, lui dipinge stranamente, non è per strada, in plein air, ha dei problemi a una gamba. Dipinge da una finestra eh, al primo piano di, di, di una specie di locanda, cioè questo suo atelier che aveva realizzato in questo edificio non più esistente e quindi ecco questo taglio un po' particolare perché riprende quello che si vede dalla sua finestra, quindi una porzione di questa eh, facciata gotica. Sono tutte diverse, lui le intitola annotando l'atmosfera, quindi eh, mattina, nebbia, eh, l'orario, dà delle indicazioni molto precise per identificare in quale momento ha rappresentato quel soggetto che ha ripetuto per almeno una trentina di volte, in condizioni quindi... Di, di luce date dal momento della giornata ma anche dalle stagioni, dai giorni dell'anno sempre differenti. Può sembrare così un po' un gioco, la fa rossa, poi è gialla, poi è azzurra, in realtà ecco c'è ben altro e vediamo cosa. Quest'immagine è per capire che cosa è riuscito a fare. Monet, torniamo un secondo indietro, ecco l'ultima parola che vedete in fondo, evidenziata in arancione, è costanza percettiva. Monet attraverso questo esperimento, questa serie, è riuscito a superare eh, questo che è un fenomeno automatico del nostro cervello, cioè per quello per cui noi attribuiamo un colore ha un oggetto e anche se questo in realtà si presenta in condizioni di luce completamente diverse e non ha quel colore, non lo vedremmo in realtà con quel colore, la conoscenza che noi abbiamo, l'esperienza di quel colore continua a farcelo vedere. Questo è un esperimento plateale di costanza percettiva. Voi vedete tutti un piatto di fragole rosse, penso sì, sì si vede il rosso. Il rosso è nel vostro cervello, non c'è rosso in questa immagine. Se andiamo a zoomare fino a quando non siete più in grado di riconoscere eh, la fragola, in realtà non c'è rosso da nessuna parte, tutta toni di azzurro. Qua sotto infatti ho anche aggiunto eh, proprio dei campioni estratti dai punti che sembrano più rossi. Se non consideriamo l'immagine, ci concentriamo solo sui campioni, sono toni di grigio, di azzurro, non c'è mai nemmeno del rosa. E Continuiamo, per quanto ci sforziamo, anche io che conosco e che l'ho fatta questa immagine, a vedere il rosso perché il nostro cervello continua a dirci che la fragola non può essere azzurra, ma è rossa. Questa è la costanza percettiva che ci porta e avrebbe portato persone che non siano Monet a vedere la cattedrale color pietra, quindi beige, l'ho vista tanto tempo fa, sì, è il classico color pietra, un grigio beige anche quando invece è diventata azzurra, ci sono momenti in cui diventa azzurra. Come funziona? Andiamo a fare un passo ancora, in, ancora indietro, cioè dobbiamo un attimo capire cosa sono i colori, per capire cosa sono i colori dobbiamo anche sapere che cos'è la luce. Questa roba qui tornerà anche dopo, quindi mm, entriamo un secondo nel, in qualche tecnicismo. Uh, questa, l'immagine centrale in grigio, questa qui, ecco, è tutta la gamba delle onde elettromagnetiche. Lo spettro ha tutte le lunghezze d'onda, si va dai raggi cosmici, quelli con la lunghezza d'onda più piccola possibile, fino alle onde radio che hanno la lunghezza d'onda più ampia. Lunghezza d'onda è la distanza tra due creste di, di, di un'onda. Quindi, ecco, onde molto lunghe, onde molto corte. Quelle che producono la sensazione, la visibilità nel nostro occhio sono quella piccola eh, gamma, ecco, che qui è stata ampliata, che va dai 380 ai 780 nanometri. Un nanometro è un milionesimo di millimetro, quindi stiamo parlando proprio di... Onde, insomma, cioè, dobbiamo immaginarle, non, non, è, non è visibile, non è pensabile. Eh, All'interno di questa gamma tra 380 e 780 ci sono quelli che noi riconosciamo un po' anche come i colori dell'arcobaleno, i colori dell'iride, tutti assieme compongono la luce bianca, si va da eh, il blu-viola fino al rosso. Sotto il blu-viola, onde quindi più corte, con queste creste più ravvicinate, c'è l'ultravioletto, al di sopra, quindi onde con lunghezza d'onda maggiore, c'è l'infrarosso. Non li vediamo, però abbiamo altri sistemi per percepirli perché l'ultravioletto, per esempio, ci abbronza. Una parte di ultravioletto è anche pericolosa, può far bene venire anche i melanomi. L'infrarosso invece è calore, lo percepiamo come, come caldo, come calore. Ci sono mh, telecamere a infrarosso che infatti evidenziano eh, ciò che è caldo e ciò che è freddo invece dei contorni normali che siamo abituati a vedere. Eh, andiamo a vedere anche. La luce poi, quando parliamo di eh, lampade, di sole, di luce, in realtà non parliamo di tutta quella fascia, ma parliamo di robe un po' diverse. Questa prima, questa prima immagine, per esempio, è lo spettro della luce solare. Quindi questa è la parte visibile, c'è dell'ultravioletto, lo sappiamo, c'è tanto infrarosso, scalda, arriva tanto, tanto calore. C'è uh, un primo spettro che vedete che è fuori dall'atmosfera. Quando la luce solare attraversa l'atmosfera tutta una parte viene assorbita e dentro, a livello del mare, invece è un po' diversa. Ora, questo in realtà è molto relativo, questa immagine, perché... Questo spettro mh, nel, dentro l'atmosfera in base all'orario, all'inclinazione dei raggi solari, cambia continuamente forma. Sappiamo infatti che la luce solare durante il giorno eh, cambia non solo di intensità, ma anche di colorazione, che era quello che aveva poi colto Monet. La luce solare è generalmente molto fredda, è freddissima. Non ci facciamo caso perché abbiamo l'idea, probabilmente anche il fatto che, emette, che sentiamo il calore, ma è una luce veramente glaciale, molto molto fredda. Diventa molto più calda al tramonto per una questione di inclinazione, assorbimento dei raggi, ma dopo lo capiremo anche meglio. Questo che vediamo qui accanto sono quattro sorgenti di luce artificiale. Questo lo anticipiamo adesso, poi ce lo ritroviamo quando parleremo di mh, lampade e oggetti con cui fare opere d'arte. Vi ricordate la lampadina incandescenza, quella che è stata messa al bando da tanto tempo? Ecco, l'incandescenza produce, si dice, uno spettro continuo, cioè. Tutte le lunghezze d'onda sono presenti, quindi è una lampada che ha questo tipo di spettro, purtroppo la maggior parte dell'energia dell viene trasformata, va nell'infrarosso, quindi produce un calore bestiale eh, e non fa poi così tanta luce, però il suo spettro è bello continuo, quindi è una luce ricca cromaticamente. Eh, questa è un, un tubo fluorescente, qui non ce ne sono, poi vedremo meglio che cosa sono. Nonostante abbia solo alcune zone dello spettro, noi abbiamo la sensazione comunque della luce bianca. Non abbiamo bisogno in realtà di, vedere, di avere tutti i colori eh, dello spettro per vedere luce bianca. Ne bastano anche pochi e anche questo poi scopriremo che differenza fa. Questi sono invece LED. Ormai li avrete tutti a casa e quando li comprate scegliete luce fredda e luce calda. Ecco, cosa succede? Quando scegliete una luce fredda, ha questo tipo di spettro, con un picco nell'azzurro e meno nella parte calda dello spettro. Se scegliete una luce invece più calda, warm, white, insomma poi ci sono delle sigle, ha poco blu e ha più invece toni mh, di, di giallo e di arancio. Basta, chiudiamo questo <ride> e vediamo. Cosa succede? Allora, facciamo, consideriamo di usare una lampada con uno spettro bello completo. Quindi tutti i colori sono presenti, sappiamo ecco che è luce bianca, ma in realtà li contiene tutti. Perché vediamo questo tavolo, la mia camicia bianca? Perché questo materiale è fatto in modo che quando riceve. Tutte le lunghezze d'onda le riflette di nuovo tutte quante. L'occhio a cui arrivano eh, tutte queste, ehm, tutti questi stimoli li somma e li traduce con la sensazione del bianco. Quindi è improprio dire che io ho la camicia bianca. Io ho una camicia che nel cervello produce la sensazione di bianco. Eh, se io ho la mia camicia che è bianca e quindi è portata per sua natura a riflettere tutte le lunghezze d'onda, ma se la illumino con una luce che contiene solo il rosso, la mia camicia diventa rossa. Mm? Ma generalmente quando la vediamo rossa è perché se viene investita da tutti, eh, da uno spettro completo, la sua composizione molecolare, eccetera, eccetera, è fatta in modo che rimanda solo le, le lunghezze d'onda più lunghe che nel nostro occhio producono nel cervello la sensazione del rosso. Eh, il nero è quel materiale che li assorbe tutte, non restituisce niente, e l'occhio traduce come colore nero, che in realtà è un non colore, è mancanza sostanzialmente di luce. Dicevamo prima, abbiamo visto che in realtà poi le lampade sono tutte diverse, quindi la luce quasi mai ha questo spettro bello, tutto completo. Se il rosso di prima, quello della slide, scusate, della slide precedente, lo illuminiamo con qualcosa che è ricco di azzurro, ma molto povero di rosso, come un LED freddo, il rosso sembra spento, non è vivace, tende a una tinta poco satura. Qua sopra si capisce meglio, questo esperimento si può fare in qualsiasi momento. Un bel cesto di frutta, la frutta tendenzialmente con quel verde giallastro, il verde melasmith, la banana, l'arancia, la mela, ha bisogno di luce calda per essere. E, e uscire fuori al suo meglio. Se la illuminiamo con la luce fredda, la, la spegniamo completamente. Di questo noi istintivamente facciamo sempre esperienza quando no, usciamo col golfino dal negozio per capire di che colore è. Diamo istintivamente per assodato che la luce solare sia uno standard. In realtà ecco in base all'orario cambia. Nella colorimetria esiste un illuminatore standard che è artificiale di cui si conosce esattamente lo spettro. I colori vengono riferiti con delle coordinate tricromatiche o quadricromatiche, insomma, poi ci sono proprio dei, dei codici univoci per definire i colori. Um, questo è un, un altro meccanismo stranissimo che può avvenire proprio per questa mh, differenza che possono avere tutte le sorgenti luminosi che a noi sembrano emettere luce bianca. È il fenomeno del metamerismo. Se illumino con luce fredda queste due palle, mh, di cui una verde, di un verde brillante, l'altra invece di un verde giallastro, ma se la luce fredda ha poco giallo, quella parte di giallo della sfera non esce e io posso vederle esattamente dello stesso colore. Cambiando sorgente appena metto una luce calda, questo resta, diciamo, di un verde più brillante perché non conteneva giallo. Questo verde che conteneva giallo lo fa emergere di più e le due palle adesso hanno un colore diverso. Il metamarismo è la iattura dei restauratori perché, se un restauratore colma una lacuna di un dipinto antico sotto una certa sorgente e i due colori gli sembrano identici, può succedere che con un'altra sorgente la sua lacuna faccia emergere una tinta leggermente diversa ed esce fuori un mostro appena va, viene appeso nel museo. Quindi, ecco, bisogna fare attenzione. Sia alle luci che usa chi restaura, ma anche poi alla qualità della luce per illuminare l'opera d'arte. Qui, comunque, siamo sempre a Monet e ci torniamo per dire: ecco, che cosa ha fatto. Eh, altro esperimento. Eh, siamo a Londra. Uh, un dipinto dello stesso periodo in cui lavorava Monet lì sotto, giusto per capire e fare la differenza. Questo è un pittore, un realista, uh, Frederick Almore Wingfield, che ha fatto il suo bravo mh, Palazzo del Parlamento, la, la Camera dei Lord e il Big Ben, del colore che ha veramente, del suo vero colore. Ricordiamoci che però ecco, è una parola in realtà impropria. Monet l'ha visto verde, viola, azzurro, grigio e realmente in quel momento si presentava ai suoi occhi così, perché quella base di pietra illuminata con i vari colori in momenti diversi della giornata restituisce una sensazione diversa. Qual è la luce in cui vediamo veramente il colore della pietra del Big Ben? non esiste, è relativo, è sempre cangiante, questo per esempio vi mostra come cambia lo spettro della luce solare nel giro di tre ore, qua siamo le sei del mattino fino alle nove del mattino, per esempio vediamo che aumenta tantissimo nella zona fredda dello spettro, poi durante il giorno va ancora cambiando, quindi ecco questa grande intuizione di Monet che ci racconta come i colori non esistono, i colori sono una percezione. Del nostro occhio che dipendono dalla qualità della luce che investe l'oggetto. Andiamo a un altro che invece diciamo mh, si è applicato in maniera anche più scientifica. Monet, questa cosa l'aveva intuita, poi saranno altri a spiegarla eh, in maniera chiaramente più scientifica. Leonardo. Eh, ho iniziato con quest'opera. Siamo nei suoi anni giovanili, 1472-75, Leonardo è del 52. E, mm, annunciazione: mm, eh, lui ambienta a differenza delle solite Annunciazioni, che sono spesso dentro la stanza di Maria, dentro un portico, in ambienti più o meno chiusi. Leonardo l'ambienta all'aperto. Eh, lui chiaramente molto amante dei paesaggi, dello studio dal vero della natura, era molto riottoso a fare la, la classica formazione eh, disegnando, copiando, voleva vedere le cose, le voleva vedere coi suoi occhi e coi suoi occhi si accorge di una cosa mh, che ha una grande poi eh, valenza scientifica, cioè quello che succede ai paesaggi profondi per via dell'interposizione dell'aria tra il nostro occhio e il soggetto che stiamo osservando. Lui si rende conto a un certo punto e inventerà la prospettiva aerea eh, che le montagne più lontane, il paesaggio più profondo mh, subisce tre modifiche via via che ci allontaniamo. Diventa più chiaro, più sfocato e più freddo. Uh, inizia anche a, a spiegare, a raccontare, a cercare di capire se ci sono pure delle regole in questo allora nel suo, nei suoi appunti che poi diventano un po' questo trattato della pittura scrive d'un medesimo colore posto in varie distanze ed uguali altezze tale sarà la proporzione del suo rischiaramento quale sarà quella delle distanze che ciascuno di essi colori ha dall'occhio che li vede quindi secondo lui c'è un rapporto matematico di, di proporzionalità eh, tra l'aumento di distanza e l'aumento di chiarezza. Quindi i colori si schieriscono in relazione alla distanza. Effettivamente questo succede perché c'è l'aria che si interpone e che assorbe, quindi cambia e modifica la, la luminosità. Ancora sul discorso invece relativo alla sfocatura delle cose lontane. Le cose finite e spedite, quindi mh, quelle vicine, si debbono far d'appresso e le confuse, cioè di termini confusi, contorno, si fingano in parti remote. Quindi, ecco, gli oggetti lontani devono essere meno nitidi. Ora c'è il paesaggio più forte, quello che è stato spiegato solo, insomma, in questo secolo scorso. Le ultime cose vedute in quella, come sono le montagne, per la gran quantità dell'aria che si trova in fra l'occhio tuo e dette montagne, queste paiono azzurre, quasi del color dell'aria. Eh, lui aveva capito, intanto che l'aria non è trasparente, non, e, e poi che è un mezzo concreto, tant'è vero che ha avuto l'intuizione che ci si possa pure far avvitare un'elica, ha già intuito un po' l'elicottero. Non solo, ha capito che l'aria è azzurra, questa è una cosa eh, che poi verrà spiegata con questo fenomeno chiamato scattering eh, di Rayleigh, che funziona così, qui ora tornano le lunghezze d'onda, per questo dicevamo prima un attimo, capiamoci. Allora, le lunghezze d'onda più corte, quelle blu sostanzialmente, eh, diciamo che... Sbattono più facilmente contro le, le particelle, le molecole di gas dell'atmosfera e quindi facilmente vengono mh, deviate dalla direzione in cui stanno andando i raggi luminosi e cominciano ovviamente a illuminare, colorare di azzurro i gas sospesi. Mentre le lunghezze d'onda più lunghe, quelle che corrispondono al rosso, essendo più lunghe, è come se serpeggiassero meglio. In mezzo alle molecole, quindi arrivano quasi indisturbate. E' il motivo per cui non solo le montagne lontane, ma anche il cielo lo vediamo azzurro. Lo vediamo azzurro per questo fenomeno che aveva già intuito Leonardo: funziona così. Questo che, appunto, scattering di Rayleigh, però eh, aria azzurra, color dell'aria, per lui l'aria era azzurra, aveva capito che si colorava, certo non sapeva delle lunghezze d'onda. Però aveva colto questo e lo aveva applicato nella pittura. Effettivamente se guardate dei paesaggi lontani, io poi me li vado a fotografare apposta, l'altra volta ero nel Monte Feltro, c'era esattamente questo fenomeno, di montagna in montagna diventava più chiara, più sfocata e de decisamente azzurra. Quelle lontane erano proprio azzurrissime. Andiamo ad altri fenomeni. Stiamo andando un po' a ritroso perché eravamo prima nell'Ottocento, tardo 400, adesso siamo nella prima metà del 400. Sono loro, sono i nostri bravi conio questo è un dipinto in cui in genere si racconta tutta la simbologia, il cagnolino, la fedeltà, la candela, i Zoccoletti. Noi ci fiondiamo su quell'oggetto che c'è nel fondo, che è uno specchio convesso. Un oggetto molto particolare eh, che qui assume mh, diverse funzioni eh, nella pittura fiamminga, questo è un dipinto nel 1434, si chiama Bruges, eh, sono una coppia però di italiani perché c'erano tanti banchieri toscani che si erano trasferiti da quelle parti. Giovanni Arnolfini e la moglie forse si stanno scambiando in questo momento una promessa di matrimonio, c'è cioè questo gesto che viene così interpretato. Questo specchio che eh, qui si vede un po' eh, ingrandito ci fa vedere qua del dipinto di questa tavola, dove sono presenti due persone, uno ovviamente il pittore e una un'altra persona, forse sono i testimoni di questa promessa di matrimonio. Quello che ci interessa è il fatto che questo oggetto è un dispositivo ottico eccezionale, che richiede poi per un artista anche una mh, grandissima capacità proprio virtuosistica di trattare eh, lo spazio e i riflessi, perché uno specchio convesso deforma quello che c'è intorno, ne fa vedere molto di più di uno specchio normale, dopo vedremo un po' gli schemi e tutto, soprattutto le parti lungo i bordi, appaiono ricurve. Quindi è un oggetto veramente molto molto interessante ed è un dispositivo che risponde a precise leggi della, della fisica geometrica. Sembra un oggetto inconsueto, ma lo vediamo tutti i giorni. Gli specchi stradali agli incroci sono specchi convessi, non sono bombatissimi. A volte ci sono anche nei supermercati messi nel tetto, e lì, eh, queste sono semisfere, quindi veramente si vede di tutto. Eh, in realtà è un oggetto già mh, inventato dai romani: mm, perché non si usava, si usava questo e non lo specchio piano? In realtà era più facile da produrre paradossalmente uno specchio eh, convesso di uno piano, perché lo specchio convesso nasceva dal vetro soffiato. Ed era più facile con una cannuccia creare una bolla che estendere una lastra eh, piana. Ovviamente di questa bolla poi si prendeva solo una calotta, si smaltava, si metteva leghe di piombo, insomma vari materiali, argentature per ottenere questi riflessi. Quell'originale cinquecentesco ci fa vedere che in realtà non erano poi così nitidi come potremmo immaginare, però già poi nei, nei dipinti loro li fanno apparire veramente eh, fantastici. Vi dicevo prima, naturalmente, ingrandisco un po', questo è lo specchio, un po' satinato, chiaramente anche invecchiato, questo è, è proprio un originale. Eh, qui è commesso quest'immagine in cui compare San Luca che sta facendo un ritratto alla Madonna, un'immagine piuttosto offensiva chiaramente, in una città fiamminga, quindi tutta una situazione abbastanza paradossale, però c'è un piccolo specchio eh, convesso appeso qui lungo la finestra. Perché comunque, ecco, è vero che era un dispositivo che permetteva di vedere al di qua del dipinto, eh, che per l'artista significava anche dare una prova di virtuosismo, ma c'è sempre qualche simbologia, qualche significato. Eh, la Madonna è definita, lo leggo, speculum cinemacula, eh, quindi specchio senza macchie. Allora mettere uno specchio era anche un rimando a questa purezza eh, derivante direttamente da Maria. Nella pittura fiamminga comunque si trovano anche in ambiti assolutamente profani come l'orafo, l'usuraio. Eh, e spesso rivela qualcos'altro, può rivelare come in questo caso l'autoritratto dell'artista, quindi un po' alla Van Eyck, può eh, rivelare parti di scena non visibili, questo un po' più sfocato però un altro esempio interessante, o persone che stanno arrivando nella bottega dell'orafo, quindi anche un pezzo di strada, una contestualizzazione geografica. Uh, facciamo una piccola carrellata per vedere poi come si è evoluto questo tema. Parmigianino per la prima volta fa un, usa questo tema dello specchio convesso come formato proprio del suo dipinto, questa sua opera fatta per autopromuoversi. E, e mostrare il talento al Papa perché insomma voleva farsi conoscere, era giovanissimo, si vede che è proprio un ragazzino, si dipinge con, davanti a uno specchio eh, convesso con la mano in primo piano per far evidenziare ancora di più questo, oltre al fatto di, di far vedere lo strumento, il suo strumento da lavoro. In questo caso, Donna allo specchio di Tiziano, mh, è uno strumento un po' di vanità, la donna si guarda in questo specchio ma dietro ne ha un altro. Questo è qualcosa che probabilmente insomma, ci capita dal parrucchiere, che ci fa girare con uno specchio, vediamo nell'altro specchio come ci ha combinato qua dietro i capelli. Eh, sempre altri, altri esempi, Caravaggio. Maddalena che si, si sta per convertire, che ha questo specchio, che qui assume anche un, una connotazione invece un po' più, più spirituale perché si vede una finestra, nei dipinti di Caravaggio la finestra non è mai presente. Se è presente come nella vocazione di San Matteo, è cieca, opaca, non manda luce. Invece, qua è presente perché comunque sarà il varco per questa luce divina che poi insomma, andrà a far convertire Maddalena. Nella pittura del 600 eh, olandese eh, diventa certe volte addirittura sfera di vetro, come una bolla. Eh, anche qui ha, da, ha, de, ha dei significati simbolici perché rappresenta la fragilità del nostro essere, ma al contempo è anche una prova di virtuosismo. Questo è Peter Kless olandese, che si rappresenta riflesso sulla sfera con tanto di cavalletto, finestra e elementi in primo piano che si incurvano per via della, della sfericità, quindi siamo. A livelli veramente eccezionali di, di virtuosismo. Andiamo avanti, se riesco a rimettere, ecco, alle dimensioni. Stiamo completando il percorso, non poteva mancare un altro olandese. Secondo me, non è un caso che siano sempre più o meno olandesi questi, molto attenti alla luce. E eh, eh, olandese, se ci pensate, anche Vermeer, e eh, olandese Rembrandt, tutti pittori che usano la luce come fosse una materia proprio palpabile. Eh. Escher, autoritratto nella sfera riflettente, ma anche eh, altri studi un po' meno noti come questa sfera che qui è trasparente, qui è specchiante e qui è matta, quindi lavora sugli effetti mh, visivi di questo elemento. Questo poi è straordinario, se ci pensate il nostro occhio è uno specchio convesso, eh, è, è, semisferico, insomma, è, è una sfera intera, ne vediamo la parte frontale, tant'è vero che il riflesso di una finestra è curvo e lui dentro, penso che si riesca a vedere, riflette dentro la pupilla, la parte nera, un teschio quindi se noi guardiamo questo dipinto vuol dire che il teschio siamo noi che ci stiamo guardando dentro è, è anche un po' macabro ma insomma ci sta questo sistema poi ecco nell'ultimo secolo esce fuori dai dipinti con artisti contemporanei eh, Kapur, Jeff Koons eccetera diventano oggetti con i quali la gente può interagire direttamente e quindi sperimentare quello che succede davanti a una superficie sia convessa come questo, come il grande fagiolo, eccetera, sia anche concava, perché dall'altro lato succedono cose ancora più interessanti. E vediamo quali sono queste cose. Ecco, io mi sono portata, faccio sempre esperimenti, là dietro si vede questo è un mio mestolo di un servizio di posate, vedete è lucidissimo, non l'ho mai usato perché appena me l'hanno regalato per il mio matrimonio 23 anni fa, ho detto è troppo bello, è una semisfera perfetta, non lo uso perché ecco ci faccio gli esperimenti di ottica. Allora, da questo lato, perfettamente convesso, cosa succede? Succede questo di qua sopra, immaginate i raggi fare il percorso opposto alle frecce, quindi vanno... Dall'esterno, per via di questa curvatura, vengono riflessi verso il nostro occhio. Questo è il motivo per cui noi vediamo anche cose molto laterali su uno specchio convesso, però le vediamo ovviamente tutte deformate. All'interno cosa succede? Succede che invece i raggi vengono in qualche modo concentrati. Un'immagine che arriva frontalmente viene riflessa. Secondo queste direzioni e questi raggi si incrociano in un punto che è il fuoco. Allora vedete che incrociandosi, se io mi metto al di qua del fuoco, qui si vede eh, ecco, un po' meglio: il lato concavo lo potete provare anche insomma con un cucchiaio o con qualsiasi cosa, eh, l'immagine è capovolta. Non so se si riesce a capire anche ecco, io qua mi vedo totalmente a testa sotto. Ma a un certo punto se si supera il fuoco non lo posso superare perché essendo una semisfera il fuoco è proprio qua dentro, giustamente è, è al centro della sfera, ma dopo il mio dito che prima è riflesso al contrario, a un certo punto superando il fuoco invece è riflesso nel verso giusto, semplicemente un po' rimpicciolito. E quindi questo ecco è quello che... Lo specchio chiaramente concavo non, non ha senso in pittura, ma ha molto senso in queste installazioni. Questo qua in basso a destra lo sta sperimentando. Se lui si avvicina fino a superare il fuoco di questo specchio, la sua immagine torna nel verso giusto. Questo fatto che uno specchio concavo o convesso deforma l'immagine ha fatto nascere anche altre forme artistiche e cioè l'anamorfosi se eh, l'immagine riflessa di un oggetto con la sua forma regolare è deforme io posso deformare un'immagine in modo tale che il riflesso appaia corretto questa è chiamata anamorfosi catottrica la vediamo se riesco a non Scappare all'altra slide, ecco qua. L'esempio di questo corpo femminile è il più comprensibile. Se io avessi messo nel, nel foglio di carta un corpo disegnato in maniera giusta, corretta, su un cilindro, che quindi ha la convessità solo in un senso, non è tipo una sfera, sarebbe diventato una specie di mh, striscettina strettissima. Avendolo deformato in questo modo così avvolgente, nel riflesso appare invece correttamente, si ricompone l'immagine giusta. Eh, così come ecco, l'ombrello, anche quell'oggetto che vedete là sopra è eh, un orologio mh, il cui quadrante con i numeri è quella specie di fascia che si riflette poi correttamente sulla sfera. Sono un po' dei giochi chiaramente illusionistici, però anche molto divertenti, che si basano sulle proprietà riflettenti degli specchi il cui inizio si deve a Van Eyck, ai Fiamminghi, a tutti questi artisti che hanno cominciato a giocare con questo elemento. Qual è sostanzialmente l'unica regola che ci sta dietro? La, la, la regola base dell'ottica geometrica. L'ottica geometrica è quella branca eh, della, della fisica che tratta... Solo dei fenomeni macroscopici dei raggi luminosi, quindi non si considerano a livello di onde elettromagnetiche, di fotoni, teoria corpuscolare, eccetera, ma ecco il raggio, la geometria della luce. La regola di base è quella della riflessione speculare, per cui l'angolo di incidenza che è questo, quello compreso tra la perpendicolare a una superficie e il raggio, è sempre uguale all'angolo di riflessione. Quindi questo alfa uguale a beta quando abbiamo un, una superficie ovviamente lucida, riflettente. In realtà avviene anche per le superfici che non lo sono solo che ecco quando vediamo questo tavolo satinato e non specchiante è perché la sua superficie è tale per cui queste riflessioni Avvengono sì secondo il sistema speculare, solo che la superficie non è sempre complanare, basta che questa superficie va cambiando e i riflessi tra di loro non sono più poi paralleli. Quindi quello che vediamo, qui c'è un errore, questa è la riflessione speculare, questa è mista e questa è diffusa, quello che vediamo è questo effetto di satinatura. Questa è una riflessione speculare. Quando le asperità sono tali da mandare i riflessi in tutte le direzioni, non c'è più una direzione prevalente, la superficie viene definita matta. Questo chiaramente no, siamo un po' fuori da, da Van Eyck, però è per capire poi come funziona questo meccanismo. Se la superficie si incurva, ovviamente le perpendicolari seguiranno la, la curvatura, ma il fenomeno della riflessione continua a seguire la sua brava legge. Andiamo ad altri specchi. Stavolta parliamo di specchi piani, eh, però con eh, anche qui qualche trucco fatto dai pittori. Questa è la Venere Rochebi eh, di Velázquez. È una Venere particolare perché rispetto eh, alla, mh, alla tradizione della Venere dormiente, della Venere sdraiata che è frontale, abbiamo in mente magari Giorgione, Tiziano, lui la, la rovescia di schiena, quindi è, è molto più sensuale. Come fa a farci vedere poi eh, il volto? Perché sarebbe strano se non, così vedere solo una schiena. Usa questo stratagemma dello specchio tenuto da, um, questo, da Cupido, da Eros, che era anche, poi era suo figlio. Eh, la cosa divertente è che mh, noi immaginiamo che lei si stia contemplando allo specchio, e noi quindi vediamo lei che si guarda allo specchio. In realtà, se noi possiamo vedere il suo volto, lei non si può vedere, lei sta guardando noi esperimento, cioè ho portato lo specchio giustamente, ecco se io mi metto da questo lato e sto guardando Angela, Angela tu mi vedi nello specchio, ma io non vedo me stessa, ecco stiamo facendo quello che in pittura è chiamato effetto Venere, eh, non compare solo qui, in realtà poi ci sono altri eh, tanti altri esempi, però qui è abbastanza eclatante. Eh, in alcuni casi viene invece come dire, usato in maniera surreale. Il dipinto sottostante sembra ripetere lo stesso schema, ma siamo nel surrealismo. Questo è Paul Delvaux. Siamo nel 1936. E qui è, è geometricamente impossibile perché lo specchio è orientato verso di lei, il suo riflesso dovrebbe trovarsi perché lo specchio è. Vedendo, ecco, vedete come funziona la riflessione in uno specchio. Intanto, perché noi possiamo vedere un riflesso, ecco angolo di incidenza uguale ad angolo di riflessione. Ma il punto in cui poi a noi appare un oggetto riflesso è virtualmente al di là dello specchio, quando vediamo in uno specchio a noi sembra che la profondità stia dall'altra parte. Quindi se lei si vede in questa posizione, avrebbe dovuto trovarsi appiccicata allo specchio il suo riflesso, lei lo vede a questa distanza. Quindi questa è una scena impossibile che un po' riprende l'idea dello specchio di Venere, ma mettendolo completamente in crisi. Velázquez che era maestro di specchi, qua ci fa una roba ancora più raffinata. Perché questo il quadro Las Meninas anche come titolo sembra essere dedicato a queste, queste fanciulle, c'è l'infanta Margherita al centro, le dame di corte, il cane eccetera, c'è anche il pittore accanto che sta guardando verso di noi più o meno, ha la sua tela davanti, ha una tela enorme poggiata per terra su cui sta lavorando. Ma se sta lavorando alla tela e guarda verso di qui evidentemente il suo soggetto sta da questa parte e noi stiamo vedendo quello che succede fuori dal dipinto, per questo motivo l'infanta e le dame sono così insomma eh, disinvolte, non sono messe in posa per un ritratto, stanno curiosando il vero ritratto che Velasquez sta facendo al re e alla regina che stanno da questa parte. Come fare però a spiegare tutto questo eh, quest inganno, questo gioco delle parti? Torniamo indietro. Attraverso uno specchio. I re e la regina si, li vediamo riflessi in questo minuscolo specchio in fondo alla sala. Ci aiuta anche a non confondere questo specchio con una finestra. Potrebbero essere due che si affacciano dall'addietro. Come fa? Mette quest'uomo che apre una porta in questa posizione in modo che noi capiamo intanto che qua dietro c'è un interno e che poi è un interno anche molto luminoso quindi non è possibile che ci sia questo fondo nero evidentemente questo è uno specchio il fondo nero col tendaggio e la scena che sta da questa parte quindi un gioco eh, di, di specchi non è lo specchio di Venere ma è qualcosa di ancora più raffinato perché ci, il vero quadro noi non lo vedremo mai, noi vediamo, ci ha dipinto quello che sta al di qua del quadro, un gioco insomma molto molto divertente, La, lo specchio poi mh, torna con le sue proprietà eh, riflettenti invece come, come strumento eh, di pittura, però in maniera indiretta con il vedutismo. Eh, la camera ottica è questa, questa scatola usata mh, specialmente da, da Canaletto, dai, dai vari vedutisti, eh, che eh, riprende un po' la camera oscura che era mh, qualcosa che già aveva scoperto anche il solito Leonardo. Cioè se una stanza buia si fa un foro nella parete, molto piccolo, sulla parete opposta si proietta quello che c'è fuori invertito perché i raggi, ecco chiaramente, L'unico raggio di questa testa, questo è stato del discobolo, che riesce a intercettare questo foro con l'obiettivo è questo, ogni elemento, se noi vediamo questi oggetti è perché mandano, riflettono i raggi luminosi che ricevono in tutte le direzioni. La vedete voi, ma la vedo pure io, voi la vedete da varie posizioni. Se io devo vedere attraverso il, il riflesso, l'immagine che passa attraverso un buco, saranno solo i raggi che vanno verso il buco da questa parte a questa, i piedi da questo lato e quindi ovviamente l'immagine è capovolta e ribaltata. Cosa succede nella camera ottica? Che qui c'è uno specchio a 45 gradi che rimanda l'immagine in questa direzione, quindi raddrizza il sottosopra non il destra-sinistra però, e su, questo, um, su, su questa superficie c'è un vetro su cui il pittore può appoggiare un foglio di carta molto sottile e ricalcare i contorni e quindi realizzare eh, questi che eh, Canaletto chiamava gli scaraboti, cioè degli, scaraboti, degli schizzi su cui poi lui basava eh, la ricostruzione in atelier, non poteva dipingere a plenè robe del genere, però gli servivano per avere le proporzioni, la prospettiva corretta, esatta, non la doveva ricostruire col punto di fuga, l'aveva ripresa esattamente come si vede da un punto reale. In realtà poi lui la modificava sempre un po' canaletto perché preferiva sollevare il punto di vista per avere una maggiore profondità dello spazio, però diciamo il grosso degli appunti e dell'immagine se l'era costruita con la camera ottica. Andiamo a una cosa... Eh, C'entra sempre la geometria della luce, però un po' diversa. E parliamo di pesci rossi perché c'entra la boccia e l'acqua, soprattutto. Il tema dei pesci rossi comincia ad apparire nella pittura già nel Settecento, erano arrivati nel Seicento in Europa dall'Estremo Oriente, erano considerati. Dei portafortuna per il colore rosso, per le scaglie luccicanti. Quindi erano un dono anche molto prezioso. Oggi i pesci rossi, insomma, non, non sono chissà, non godono di molta considerazione. Invece, era un dono che addirittura il marito faceva alla moglie per il primo anniversario di matrimonio, regalava questa bella boccia di vetro. Con i pesci rossi. Qua vediamo qualche esempio. In pittura non è un tema frequentissimo, però a chi voleva dare prova di virtuosismo eh, insomma piaceva perché si comporta la boccia come lo specchio convesso: quindi c'è tutti i riflessi della finestra, ma c'è anche il pesce dentro, quindi c'è un po' di, di, di giochi che si possono fare. Quello di Matisse rispetto ai precedenti sembra insomma una cosa un po' pasticciata. Matisse adorava i pesci rossi, ha dedicato um, almeno 15 dipinti ai pesci rossi, li aveva visti per la prima volta nel suo viaggio in Marocco nel 12, questo è un dipinto proprio del 12. Apprezzava molto il fatto che vedeva questi, questa popolazione che spesso stava sdraiata a contemplare, quasi ipnotizzata questo moto dei pesci la vasca, quindi per lui erano la personificazione della tranquillità, della pace, Matisse era un uomo che amava tanto esprimere con la sua pittura proprio la gioia di vivere e quindi aveva sempre bocce di pesci rossi da quel momento in poi, però questa boccia ha qualcosa di particolare anche rispetto alle altre che, che poi andrà a dipingere, ha rappresentato la rifrazione dell'acqua, è qualcosa di straordinario perché in una pittura così espressionista, così anche eh, veloce, imprecisa mh, volutamente, con i colori un po' alterati, se vedete anche la prospettiva eh, non è stata costruita in maniera scientifica perché non gli interessava, era la sensazione di, di questo verde, di questi colori, a interessarli di più. Ma c'è la rifrazione che è insomma. Um, a me ha stupito molto la prima volta che l'ho visto. Esperimento. Non ho portato le ciotole della Macedonia perché rischiavo dalla Sicilia di farle arrivare a pezzi. Ma l'ho fatto in cucina mettendo. Ecco, ve li, ve li ingrandisco un pochino se riesco. Ecco qua. Allora, è la stessa ciotola con una conchiglia dentro con acqua e senza acqua, stessa posizione della conchiglia. La conchiglia appare due volte quando c'è l'acqua, di fianco un po' più avanti, un po' più bassa rispetto alla ciotola eh, senza acqua e anche sopra il pelo dell'acqua. Quindi ho riprodotto un po' la situazione dei quattro pesci rossi eh, di Matisse. Vediamo a livello di mh, raggi visivi esattamente che cosa è successo. Uh, un attimo di, di spiegazioni. Allora, che cosa, in cosa consiste la rifrazione? È sostanzialmente la deviazione dalla sua traiettoria di un raggio luminoso nel momento in cui passa da un mezzo uh, a un altro a densità diverse. Se passa da un mezzo meno denso come l'aria a un mezzo più denso come l'acqua, uh, l'angolo di rifrazione è minore di quello di incidenza. Ricordatevi che gli angoli noi li consideriamo sempre rispetto alla perpendicolare, alla superficie. Quindi diciamo che si avvicina alla perpendicolare. A noi interessa il caso opposto, perché quando noi vediamo il pesce o la conchiglia è perché sta mandando dei raggi luminosi dall'acqua verso di noi. Quindi quello che ci interessa e che succede nella boccia di Matisse è questo. Un raggio che passa da un mezzo più denso, a uno meno denso si allontana dalla verticale. Ed ecco, vabbè questa ve la risparmio la formula con, con i seni degli angoli perché vedo insomma che vi sto un po' provando, andiamo a vederlo direttamente col pesce, Qua è uno però è moltiplicato per quattro, questo pesce eh, se eh, il raggio luminoso che manda in direzione dell'occhio, in realtà l'occhio non lo può vedere perché questo raggio verrà rifratto in altre direzioni. Quali raggi luminosi del pesce? Quindi raggio pesce arrivano all'occhio. Arriva questo che sbatte qua su questa superficie uscendo in un mezzo meno denso, si allontana dalla verticale. Vi ricordate, abbiamo detto questo. Quindi ecco, vedete, devia. E giusto, giusto devia verso l'occhio. Anche quest'altro raggio che va verso il fianco della boccia viene deviato allontanandosi dalla perpendicolare, che stavolta dobbiamo prendere in questa direzione, giusto, giusto va verso l'occhio. Quindi arrivano due raggi pesce. E l'occhio cosa pensa? Ovviamente non penserà che qui nel pelo dell'acqua il pesce sta qua sotto. Il pesce io lo vedo qua e lo vedo anche qua. Quindi vedo due pesci, ma nessuno dei due è nella posizione reale che occupa il pesce nell'acqua. Questo è il motivo per cui ecco, vediamo i, i doppi pesci di Matisse. E Matisse, che lo abbia voluto rappresentare per me qualcosa di molto interessante perché significa che anche un artista che aveva assolutamente ormai superato l'idea di arte come copia della realtà, come mimesis, è stato però talmente attento, talmente osservatore da cogliere qualcosa che magari avrebbe trascurato. Normalmente avremmo fatto i pesci solo sotto, quelli di sopra li avremmo considerati forse un disturbo, qualcosa di casuale. Gli altri dipinti di prima, se ci avete fatto caso, erano ripresi in modo tale che quello rifratto non si sarebbe potuto vedere. Quindi probabilmente gli artisti evitavano pure di avere la vista col secondo pesce perché era una cosa strana. Invece Matisse l'ha fatto. Gli artisti sono sempre grandi, grandissimi osservatori. Ed è interessante, quindi, più che vederlo in una foto di un esperimento, trovarlo in un dipinto, soprattutto di un pittore come Matisse. Vediamo un altro effetto che si va completando col discorso di Matisse, perché qua c'entra la rifrazione, ma c'entra in un caso estremo. Questo è Odler, Ferdinand Odler è un pittore svizzero. Um, un simbolista, uno molto legato ai temi uh, della morte, ma rappresenta tanto anche i paesaggi, ma fondendo un po' le cose vede qualcosa di molto spirituale nei suoi paesaggi. Questo per esempio si intitola Lago di Thun con riflesso simmetrico prima dell'alba, siamo nel 1904. Sembra un normale momento così particolare, bello, suggestivo. In realtà per lui la linea orizzontale significa la morte, le montagne, l'elevazione dell'anima, quindi poi lui ci mette dentro tutta una serie di simbolismi. Però, come Matisse, è molto attento a un particolare fenomeno che ora andremo a spiegare. Osservate in primo piano l'acqua appare trasparente, si vede sotto il pe un po' il muschio, no? l'acqua di lago spesso ha queste, ehm, queste alghe sopra, sopra la ghiaia, a un certo punto però si vede il riflesso del cielo e qua diventa specchio perfetto, quindi vedo le montagne, perché a un certo punto non continuo a vedere la ghiaia? Questo si spiega, eh, l'esperimento, questa è una foto che ho fatto quest'estate, un lago norvegese, ho fatto fermare mio marito di corsa perché ho visto il lago giusto per vedere esattamente questo fenomeno. Ghiaia in primo piano, siamo già nell'acqua, perfettamente nitida e visibile, e specchio in profondità. Allora ricordiamoci come funzionava la rifrazione da un mezzo più denso a uno meno denso: Là, eh, il raggio si allontana sempre di più dalla verticale. Ma a un certo punto, se andiamo oltre con questa inclinazione, cosa succede? Succede che si arriva al cosiddetto angolo limite, che per l'acqua è vabbè, 49 gradi, e per cui il raggio eh, rifratto va in orizzontale. Dopo quell'angolo resta dentro. La luce non riesce più a uscire dall'acqua, rimane intrappolata. Questo fenomeno è la riflessione interna totale. Quindi immaginate la ghiaia che sta qui sotto di me, beh, uscendo addirittura quando il raggio è perpendicolare alla superficie, non viene neanche rifratto. Quella un pochino più lontana, beh sì, ancora la vedo, è un po' deviata, ma la ghiaia che sta qui e che forma eh, con il mio occhio un angolo maggiore o uguale a 49, io non la riesco più a vedere. Il raggio luminoso che manda verso di me rimane intrappolato e riflesso nell'acqua. Quindi io quello che vedo come Odler arriva fino a un certo punto. Di contro che succede con le montagne, che una parte, una parte dei raggi va dentro l'acqua, ma non è quella che ci interessa. Una parte comunque è sempre riflessa, noi prima non l'abbiamo detto qui, ma vedete del raggio sopra l'acqua una parte, una porzione viene sempre riflessa. Quella che viene riflessa in maniera molto radente, ma molto molto, quindi con, per, per oggetti che sono molto lontani, funziona esattamente come uno specchio. Io vedrò l'immagine duplicarsi. Questo è un esperimento che non ho potuto mettere. Qui, ma l'ho fatto oggi pomeriggio mh, a, in piazza eh, con la cattedrale di San Geminiano perché c'era una pozzanghera. Allora ho preso il cellulare, l'ho girato in modo che l'obiettivo fosse praticamente a contatto con l'acqua. Quella pozzanghera, che vista dall'alto era trasparente, è diventata uno specchio e quindi si vede San Geminiano ribaltata come se fosse affacciata sopra un lago. Fatelo perché su Instagram otterrete un mare di like. Funziona perché avere il lago sotto il Duomo di Milano, sotto il Duomo di Modena, è veramente di grande impatto. Tant'è vero che gente che mi vedeva fare queste strane foto inginocchiata per terra in mezzo alla pozzanghera. Mi hanno chiesto: ma cosa è? Ha detto no, fate così, giralo così e si stava formando alla fila davanti alla Pozzanghera. Questo fenomeno della riflessione interna totale in realtà mh, è molto interessante anche per altre applicazioni, oltre quella eh, de dell'arte. Per esempio, quella dell'illuminotecnica, era il mio vecchio campo, la fibra ottica che oggi è usata per trasportare vabbè, il segnale, internet, eccetera, ma trasporta luce. Perché se si introduce dentro un tubicino di vetro eh, un raggio luminoso con un'inclinazione eh, maggiore dell'angolo limite, questo raggio comincia a sbattere all'interno e lo possiamo condurre come se fosse un tubo di gomma, lo possiamo piegare, possiamo far fare alla luce un percorso curvo. La, la, la regola numero uno dell'ottica geometri, de, dell geometrica è che la luce si propaga solo in linea retta. Eh, ovviamente in realtà si sta propagando in linea retta, solo che è una, va rimbalzando, però può alla fine ehm, andare su tragitti curvi ed esce dal capo dall'altra estremità. Questo è un oggetto di design, una lampada di, di Gio Colombo, siamo nel 1962, si facevano molti esperimenti con l'acrilico, eh, infatti questa si chiama acrilica, sarebbe il polimetilmetacrilato, una roba del genere. E la lampadina, la sorgente luminosa è dentro questa base, immette luce che rimane intrappolata dentro la lastra ed esce solo alla fine, dal lato aperto, perché qui chiaramente i raggi incontrano una superficie in maniera perpendicolare, quindi non vengono più riflessi, attraversano ed escono. Quindi è una lampada da tavolo che sfrutta questo fenomeno della riflessione interna totale. Questa è la nostra copertina. Poco fa Angela mi diceva che l'idea di chiamarmi a fare questo intervento nasce proprio da un articolo che ho fatto sul mio blog sull'arcobaleno, che è un fenomeno in cui continuiamo a trovare ora sempre rifrazione, riflessione, ma è un fenomeno scientifico interessantissimo. Eh, mi piaceva partire da questo artista Archip Quingy, si, si legge così tutta quella strana sequenza di, eh, di consonanti, mh, di origine ucraina, vissuto nell'Ottocento, quando l'Ucraina eh, faceva parte del grande impero russo. E lui è anche questo: un uomo molto mistico, molto spirituale, mh, ha lavorato tantissimo con paesaggi incredibili, cercate anche i suoi notturni, sempre con la natura, cercando soprattutto effetti di luce, in cui la luce diventa qualcosa di palpabile, di protagonista. All'arcobaleno ha, ha dedicato veramente decine di bozzetti e dipinti anche eh, completi, diciamo definitivi per rappresentare proprio questa, questa bellezza di questo fenomeno, qualcosa che era proprio un'esaltazione quasi spirituale della natura. In realtà l'arcobaleno era comparso nell'arte molto presto, ma con un significato completamente diverso. Eh, perché? Nella Genesi si racconta che dopo il diluvio universale Dio avrebbe mandato questo arcobaleno come segno di questa alleanza con, con Noè e i suoi figli. Quindi compare spesso in, in questa accezione e. Non ha la sequenza esatta. La sequenza esatta qual è? Quella con il rosso esterno e tutti gli altri colori, il violetto, diciamo, è interno. Se vi ricordate, lo, sempre il solito spettro. Qui vedete che il rosso sta dentro, sta a metà, sta dove capita. Ma d'altra parte, non era importante nel Medioevo, figuriamoci: eh, una fedeltà al fenomeno, l'importante era il significato, il simbolo da trasmettere. Inizia ad affrancarsi con Rubens che lo rappresenta senza significati religiosi. Siamo nel 600, ma soprattutto poi nell'Ottocento con la pittura di paesaggio, i romantici Friedrich Costable. E, e infatti ecco in Costable per esempio la sequenza inizia a essere giusta. Lui eh, anche se il dipinto non veniva fatto a eh, plenar, ma stavano a, a prendere schizzi, appunti, bozzetti tantissimo nella natura, quindi l'aveva. Visto davvero, poi parliamo di luoghi dove piove sempre: l'Inghilterra, quindi penso che di arcobaleni era anche abbastanza frequente. Eh, abbiamo anche Turner, abbiamo Birstad, abbiamo un tema che stranamente arriva anche dopo le avanguardie fino al contemporaneo. Eh, con eh, chiaramente poi situazioni di installazioni, di, di mh, luoghi in cui poi si vive dentro questa luce colorata, con la sequenza che in genere si mantiene poi corretta. Ma vediamo che significa anche sequenza corretta, cos'è l'arcobaleno. Eh, abbiamo la goccia d'acqua, di pioggia, ci deve essere sia la pioggia che il sole in posizioni ovviamente separate. La goccia d'acqua si comporta come un prisma, quindi entra il raggio di sole, di luce, viene rifratto, ricordiamoci che passa da un mezzo meno denso a uno più denso, quindi cambia traiettoria. E si riflette per via della riflessione interna totale perché arriva con un'angolazione dentro la goccia e quindi torna fuori in questa direzione, viene rifratto di nuovo, ma uscendo eh, cambia direzione, si, si allontana dalla perpendicolare. Fatto sta che: insomma, questi raggi rispetto a quelli entranti del Sole avranno un angolo di 42 gradi. Quando c'è questa particolare angolazione tra il sole e la posizione dell'occhio dell'osservatore, vedremo l'arcobaleno. Ma perché questo raggio non fa come il raggio pesce, cioè entra rosso, esce rosso, invece esce di tutti i colori? Perché non avevamo detto tutto all'inizio sulla rifrazione, non abbiamo detto che la rifrazione è leggermente diversa, ha un angolo diverso in base alla lunghezza d'onda. Cioè l'indice di rifrazione decresce all'aumentare della lunghezza d'onda, la luce blu si allontana di più rispetto alla verticale, rispetto eh, alla luce rossa. Quindi ecco, questo avviene in maniera molto evidente con il prisma, ma avviene anche dentro le gocce d'acqua. Quindi c'è la rifrazione la riflessione e questa che è chiamata la diffrazione o anche dispersione della luce, avvengono tre fenomeni, è incredibile che poi tutta questa cosa piena di eh, meccanismi scientifici crei questa poesia meravigliosa. Eh, qui vabbè andiamo un po' veloci, perché lo vediamo ad arco? Sostanzialmente lungo quest'arco ci sono le uniche posizioni che possono raggiungere il nostro occhio perché si crea quella condizione dei 42 gradi rispetto al sole, quindi è il luogo dei punti, è, possiamo anche considerarlo la sezione del cono visivo, insomma è curvo per via del nostro occhio, della nostra presenza, l'arcobaleno in sé non esiste il colore è qualcosa che ci capita di vedere perché casualmente arrivano giusto tutti assieme nel nostro occhio tutti questi 42 gradi che ci stanno intorno è chiaro che l'arcobaleno lo possiamo vedere solo in particolari posizioni che è cosiddetta antisolare cioè dobbiamo avere il sole alle spalle non potremo mai vedere un arcobaleno a sud non potremo mai vedere un arcobaleno col sole alto perché è troppo in basso, non si formerebbero si sì, 42 gradi. Quindi quando lo vedete, siete davanti a un fenomeno molto delicato e particolare perché ci vogliono tante condizioni. Abbiamo visto poco fa questa goccia con il rosso sotto e il viola sopra. Però prima vi avevo detto che il rosso sta sopra in un arcobaleno, il viola sta interno. Vediamo perché. Allora, se ogni gocciolina manda rosso sotto tutti uh, fino al viola, in realtà io quando vedo il rosso, vedo solo il rosso delle gocce più alte perché, visto che il rosso lo manda abbastanza in verticale. Posso vedere solo il rosso che mandano gocce che stanno in alto. Il viola che manda questa goccia alta si perde, non lo vedo. Io il viola lo vedo, visto che esce più in orizzontale, solo delle gocce basse. Il risultato qual è? Che io vedo il rosso sopra e il viola sotto, perché ho questo incrocio. Il rosso me lo mandano solo le gocce più in alto, e lo vedo in alto per questo, anche se è il colore più basso che mandano. Non so se ci stiamo perdendo. Comunque, vabbè, fate finta. A caso. <ride> Doppio arcobaleno. Anche questo nell'arte è stato rappresentato. Questo è un fenomeno ancora più particolare perché significa che dentro la goccia ci sono state due riflessioni interne. Queste due riflessioni fanno sì che l'arcobaleno secondario ha i colori invertiti, quindi ha il rosso dentro e il, eh, il viola fuori. Andiamo ancora avanti con un altro fenomeno. Anche questo. Nel, questo non ci capita, però, di vederlo. Io stessa non l'ho mai visto, mi riprometto di andare a vederlo se resisto al freddo della Scandinavia. E l'Aurora Boreale. Uh, questo è un dipinto. Sono partita da un artista statunitense, Frederick Edwin Church, della Hudson River School. Era questa scuola di paesaggisti americani che in genere si dedicavano ai grandi paesaggi del far west che nella seconda metà dell'Ottocento erano ancora insomma, in fase così di, di, di conquista, di esplorazione. Eh, lui ha dipinto questa aurora ma non l'ha vista direttamente, gli ha dato gli schizzi un suo amico esploratore che era questo Isaac Israel Ayes eh, e quindi ecco, è riuscito a riprodurre questo effetto che se vedete i video non è fisso, sembrano come dei tendaggi che si muovono continuamente, come delle tende di luce che oscillano. È qualcosa di veramente straordinario, così straordinario che per secoli è stato ritenuto di grande malaugurio. Eh, cioè, se c'era un'aurora boreale sarebbe successo qualcosa di terribile. Queste, infatti, è stata, venivano registrate e dipinte solo per testimoniare che stava succedendo qualcosa di grave. Questa nel 1591 è stata vista nel sud della Germania. Vederla così in basso è un fatto rarissimo, forse storicamente mh, credo che sia successo anche una volta anche in Italia, però è veramente un fatto assolutamente raro. Proprio per questa rarità e per questa stranezza di questo fenomeno, come vi dicevo, era considerato qualcosa di mh, molto preoccupante come l'eclissi d'altra parte. Alla fine dell'Ottocento iniziano a liberarsi un po' delle superstizioni, tantissimi artisti, chiaramente parliamo di artisti russi, scandinavi, nordamericani, si dedicano a questo paesaggio. Come funziona? Andiamo qui a livello di, di atomi, stavolta mh, scendiamo un po' nell'invisibile, non è più eh, geometria, mh, ottica geometrica. Vento solare. Centrano fenomeni e ehm, tempeste solari che arrivano quindi da molto lontano. Questo vento solare non è altro che un fiume di elettroni che il Sole manda un po' in tutte le direzioni. Quando arrivano a colpire la Terra, il campo magnetico terrestre mh, automaticamente fa da scudo, quindi non interferiscono in genere eh, con, eh, con, con il nostro pianeta se non ai poli perché nei poli invece questi elettroni vengono attratti come se ci fossero delle calamite che cosa succede ora andiamo in questa immagine a livello invece del singolo atomo di ossigeno arriva questo ecco arriva l'elettrone e sbatte contro un elettrone di questa nuvoletta che ruota attorno al nucleo dell'atomo di ossigeno questo elettrone si dice che viene citato Salta a un orbitale successivo, però la sua tendenza è quella a tornare alla sua situazione di, di partenza, diciamo, e quindi cosa fa? Per tornare al suo orbitale rilascia energia sotto forma di fotone, emette un quanto di, di energia e quindi luce. L'ossigeno eh, in particolare eh, emette una radiazione che è 550 nanometri, che è verde, è un verde molto brillante, un verde mela. Per questo la maggior parte delle aurore boreali appaiono verde, quello è il colore predominante. Ma naturalmente in base agli altri gas che questi elettroni possono urtare ci possono essere altre colorazioni, quindi ci sono anche poi toni di viola, di giallo, di azzurro. La più frequente è il verde perché è il colore che si ottiene quando viene citato l'elettrone di un atomo di ossigeno. Qui vediamo un altro esempio, ma vediamo qualcosa che ci porta rapidamente al passaggio successivo, cioè... Artisti che sfruttano fenomeni fisici. Quello che vedete, quella scritta è un'opera concettuale fatta con tubo al neon. Il tubo al neon è quello con cui si fanno appunto le scritte nei bar, si può piegare, modellare, non va confuso col tubo fluorescente, sono due meccanismi diversi, dopo vedremo eh, che, cosa, che, che differenze hanno. E quindi passiamo direttamente a questa seconda parte, sarò più breve nelle prossime, come siamo come tempi, ci siamo ancora, ma andremo veloci. Lucio Fontana, lo conoscete per le tele tagliate, mh, ma anche questa è una forma di arte concettuale. Eh, segno luminoso, siamo nel 1951 per lo scalone dello triennale disegna nello spazio una sorta di mh, scarabocchio sospeso. In realtà sono 130 metri di tubo al neon, mh, uniti, saldati, alimentati elettricamente, che creano un po' questo groviglio. L'originale non c'è più, è stato ricreato al Museo del Novecento, quindi a Milano, alla destra eh, del, del Duomo, potete vedere la riproduzione che è proprio questa. Come funziona il neon? E praticamente è la versione artificiale di un'aurora boreale. Eh, ci sono due elettrodi, viene, avviene un passaggio di, di elettroni dall'uno all'altro che vanno a urtare le, le molecole, gli atomi di, di neon. Il neon è un gas nobile. All'interno di questi atomi l'elettrone salta all'orbitale successivo per tornare alla sua situazione di partenza, emette questo fotone, questa luce arancione nel caso del neon. I neon, avete visto prima, possono essere anche di altri colori, basta usare i gas giusti. L'argon fa un po' violaceo, l'elio fa l'arancione, il cripton, eccetera. Quindi, quelli che fanno insegne luminose sanno cosa metterci dentro per ottenere poi il colore che si vuole. Queste sono chiamate anche lampade a catodo freddo, poi scopriremo quali sono quelle a catodo caldo. Sono queste. Flavin, danflavin, artista che è un artista concettuale, minimalista, lui il suo elemento artistico era il tubo fluorescente. Vi dicevo che c'è una differenza, spesso questo viene impropriamente chiamato neon, ma dentro non c'è neon, o perlomeno non è il neon quello che emette luce. Ma vedremo che è il mercurio. Non può essere modellato a formare scritte. Al massimo esistono quelli tondi, ormai diciamo una lampada che sta andando in disuso con l'avvento dei LED. Flavin lo usava come modulo con cui ritmava lo spazio e alterava la percezione eh, dei, degli ambienti, anche perché mh, esistono anche le versioni colorate, quindi lui lo usava di diversi colori, addirittura qui Chiesa Rossa a Milano... Ha completamente illuminato, però nascosti, non, non li ha usati al suo solito come, come moduli, ha dato delle sensazioni proprio di superfici colorate. Se vi capita di andarci, vedetela perché spero che sia stata manutenuta correttamente come, come lampade. E cosa succede? La, il tubo fluorescente contiene una goccia di mercurio. Il mercurio alla temperatura ambiente è, è solido. Se vi si è rotto qualche volta un, un vecchio termometro avrete visto queste goccine simpatiche, argentate. E quindi per andare allo stato gassoso deve essere eh, riscaldato. Uh, queste lampade infatti sono appunto dette anche a catodo caldo. Gli elettrodi uh, contengono un piccolo filamento di tungsteno per cui ecco quello fa sì che si scaldi all'interno il vapore, insomma le, le, la temperatura dentro il tubo e questo mercurio vaporizza. Dopodiché succede la stessa cosa del neon, cioè passa il flusso di elettroni, elettrone eccitato, orbitale, quanto di energia. C'è un problema però, che la radiazione emessa da questi elettroni del mercurio quando ritornano al loro orbitale di partenza è, ha una lunghezza d'onda di 254 nanometri, che se vi ricordate il range del visibile è tra 380 e 780, quindi non è visibile. Qua siamo nell'ultravioletto. Come si fa allora a fargli emettere poi luce visibile? Il tubo fluorescente è ehm, rivestito all'interno di fosfori, di polveri fluorescenti che sono stimolate dall'ultravioletto ed emettono poi nel visibile. Vi ricordate all'inizio quel diagramma che aveva delle barre, vi avevo detto questo è un tubo fluorescente. Quelle barre sono dovute al fatto che c'è un fosforo che emette nel giallo, uno emette nel verde, uno nell'azzurro e alla fine abbiamo la sensazione di una luce bianca, però con una resa cromatica non eccezionale, perché se ho un arancione che non è compreso in nessuna di quelle bande me lo mortifica, resta un po' spento. Andiamo a vedere una declinazione di questa lampada un po' particolare. Uh, Gianni Colombo, siamo sempre arte programmata, cinetica, negli anni 60 si inventa questo spazio elastico, anche di questo esiste una riproduzione, non c'è più l'originale, si entrava in questa stanza nera in cui questi fili bluastri, sembravano luminosi, si muovono e, e alterano questo reticolo spaziale dando un po' un senso di, di disequilibrio. Uh, L'ambiente era buio, nella foto qui si vede una specie di lampadina, in realtà è, emerge nella foto, ma non si vedeva da dove arrivava la luce. C'era una lampada a luce nera. Eh, come fa la luce a essere nera? Noi diciamo che la luce è bianca. In realtà anche dire che la luce è bianca è improprio, perché quando noi vediamo la luce, noi vediamo le cose illuminate, noi non possiamo vedere la luce. Quando abbiamo questa sensazione come in queste foto del raggio, è solo perché c'è un ambiente scuro, c'è un'entrata molto ristretta di luce che sta illuminando il pulviscolo dell'aria. Ma se l'aria fosse priva completamente di pulviscolo, vedremmo solo il bollo per terra, ma non vedremmo questo. Questi raggi. La luce nera è chiaramente è, è un modo di dire semplicemente una lampada al mercurio senza i fosfori, quindi emette ultravioletti. Se però i fosfori, una vernice fluorescente, la metto sulle superfici dove arriva questa luce, appaiono luminose perché restituiranno al nostro occhio delle radiazioni nel campo del visibile. Questa è un'installazione di Lucio Fontana che ben prima di Colombo aveva già fatto questo esperimento con questo corpo amorfo e poi è quella che non lo so se ancora perché non vado in una discoteca da 30 anni però insomma era quella, quella che faceva uscire tutti i denti bianchi, le camice eh, ancora oggi è usata per esempio nel famoso teatro nero eh, a Praga ci sono molti teatri che fanno questi spettacoli in cui ehm, i danzatori hanno queste tutine fluorescenti e il palco è illuminato con luce di wood, con luce nera, e quindi appaiono solo queste, queste forme fluttuanti. Questi sono ovviamente hanno solo metà della tuta, quindi possono fare delle cose molto spettacolari. Siamo. Nel finire la diagnostica dei beni culturali, qui non scendo nei dettagli, però mi piace farvi vedere come la fisica oggi riesce ad aiutare nella conservazione dei beni culturali in maniera non invasiva. E fino a un po' di anni fa, quando bisognava intervenire, capire di che cosa fosse fatto un particolare pigmento, andava raschiato e osservato al microscopio. Mentre adesso ci sono sistemi che sfruttano delle proprietà di, di, di radiazioni per capire e avere poi una risposta dei materiali, questo vabbè è veramente poco invasivo, luce radente quindi un'illuminazione quasi orizzontale che va a intercettare tutti gli avvallamenti le lacune gli scrostamenti, e ci fa vedere tante cose e danneggiamenti anche della pellicola pittorica la termografia all'infrarosso sfrutta il fatto che una superficie discontinua avrà una trasmissione del calore verso eh, la superficie retrostante anch'essa discontinua. Cosa ingrandisco? Questa? <ride> Allora, siamo qua. Ecco, per esempio, cosa succede? Quando c'è un distacco di intonaco e si crea quindi una camera d'aria, l'aria sapete che non è un buon conduttore. Quindi se la parete, quest'abside, per esempio, è stata irraggiata tutto il giorno dal sole, il calore passa più velocemente dentro nelle zone continue, omogenee, mentre ha più difficoltà ad andare dentro laddove incontra quest'intercapedine d'aria. Quindi io posso capire che c'è stato uno scollamento dell'intonaco ancora prima che si manifesti esternamente con un distacco totale. Posso fare magari iniezioni, poi lì chiaramente sono altri gli specialisti che decidono cosa fare. Ma chi si occupa di diagnostica fa questo tipo di, di osservazione e sa leggere poi questo tipo. Di, eh, di rappresentazione. Qui per esempio c'è una porta che non, non si sarebbe potuta vedere se non andando a scrostare via le decorazioni e l'intonaco. Invece essendo stato tamponato con un materiale diverso, ha una trasmittanza diversa, automaticamente si vede esattamente qual era la forma originaria. Riflettografia infrarossa. Anche questo, gli infrarossi attraversano diversi st lo strato pittorico, la grafite risponde in maniera diversa e posso vedere il disegno preparatorio. Non lo posso fare, anche qui che cosa faccio? Tolgo via la pellicola pittorica, addirittura papiro carbonizzato, riesco a leggere sotto la... Il, la bruciatura, quelli che erano invece i pigmenti perché rispondono in maniera differente. Sono macchinari complessi, ci sono scienziati che si occupano proprio di questo. Fluorescenza ultravioletti, la lampada di Wood sostanzialmente, non molto diversa, anche qui interventi che sembrano quasi invisibili come l'incollaggio del collo al busto fatto magari usando la stessa polvere di marmo per non avere differenze cromatiche però poi l'impasto si vede che è diverso, risponde cromaticamente in modo differente. Radiografia, questa insomma sappiamo bene, rivelano cose incredibili. Per esempio la Buonaventura di Caravaggio, lui l'ha dipinta girando, eh, mettendo in orizzontale un dipinto con una Madonna, probabilmente non sua, il riciclo delle tele si faceva frequentemente. Si può tirar fuori la struttura di una statua in, in argilla, in cera, in materiali malleabili, si possono vedere gli interventi nelle statue ligne che erano riempite completamente di chiodi spesso proprio per tenere assieme le varie parti. Ovviamente, tutti questi sistemi, ne vedremo qualche altro: eh, ognuno ci dice qualcosa dell'opera, quindi, quando si deve fare la diagnostica completa di un'opera d'arte, si applicano tutti, si fanno cinque tipi di analisi, magari, perché. Ognuno ci dice gli interventi, lo stato del supporto, il disegno preparatorio, quindi vanno utilizzati in base a ciò che serve. Gli ultrasuoni per esempio si usano per vedere discontinuità in materiali invece ehm, solidi, non per i dipinti. In questo caso Eleonora d'Aragona, bellissimo allestimento di Carlo Scarpa a Palermo, Palazzo Abatelli, si ha voluto fare il minimalista e l'ha appoggiata sopra una specie di piccola zeppa che vediamo qui, che però ecco gli ultrasuoni cosa succede? Vengono messi queste sorte di sonde, per cui dall'una all'altra si mandano questi segnali, quando c'è un segnale con una velocità più bassa, significa che ha incontrato una discontinuità nel materiale. Qua davanti è abbastanza evidente, significa che mh, insomma, è un po' in sofferenza la parte del petto di Eleonora appoggiata a questa zeppa. E vabbè, ma siccome il scarlo scarpa non lo possiamo toccare, ce ne faremo una ragione. Viene chiaramente monitorato. Che non serve solo insomma, quando, per gli esseri umani, si fa tantissimo anche alle opere d'arte, permette di vedere cosa c'è dentro una mummia senza sbendarla. Un tempo le, le, le aprivano tutte, oggi non ci si azzarderebbe a, a togliere le bende a una mummia perché si può fare benissimo. Con un attacco i calchi di Pompei si è visto per esempio che non sono gesso pieno ma all'interno conservano le ossa, sono eh, come questo di questo bambino di, di 4 anni che ha pezzi di femore, ci sono ancora i resti eh, proprio del suo corpo. Uh, questo è interessantissimo: la spettrofotometria con la radiazione di fluorescenza X. Uh, come funziona? Viene, uh, viene è, è irraggiato uh, con raggi X e gamma la pagina, per esempio, della miniatura, in base alla radiazione riemessa. E studiando le lunghezze d'onda che vengono riemesse si può capire quali sono eh, le sostanze, i materiali usati per quel pigmento. Eh, altrimenti ecco, si sarebbe dovuto raschiare qualche pezzo, prendere, osservare. Invece, ecco, basta anche per, per esempio questi bucheri, qualsiasi materiale, può, si può fare questo tipo di analisi e interpretare poi, dalla radiazione che restituisce, quali sono le sostanze, i materiali presenti. Finiamo con l'ultima parte, forse come tempi, sì sì ci siamo, avevamo detto un'ora e mezza? Siamo un po' oltre, ma ho finito, tanto ho finito, <ride> giusto per fare così, degli esempi un po' più larghi, cioè questa, queste metafore, la metafora della, della relatività, quindi ehm, Picasso che sceglie, assieme anche a Braque, di iniziare a osservare gli oggetti, e rappresentarli per come li conosciamo, eh, non per come li vede il nostro occhio, quindi osservando il soggetto da tanti punti di vista e poi rimontandolo assieme in una visione simultanea. Eh, questo, ecco, questa è una, una cosa che ha molto a che vedere con la teoria della relatività perché sostanzialmente sia Einstein che Picasso nello stesso anno, nel 1906, arrivano alla conclusione che lo spazio e il tempo non sono degli assoluti, ma che dipendono dall'osservatore, dall dalla sua posizione e dal suo moto, dalla velocità anche poi del suo moto. Einstein arriverà a una formula matematica, Picasso lo esprime attraverso il cubismo, questa frammentazione dello spazio che tiene dentro però anche per la prima volta la quarta dimensione. C'è il tempo, c'è un riassunto del tempo. Tutte le viste che lui fa attorno agli oggetti non potrebbero essere viste simultaneamente, quindi lui sta alterando il canonico classico trascorrere del tempo. Uh, non c'è diciamo, testimonianza che i due si siano mai conosciuti, contattati, probabilmente nessuno sapeva dell'esistenza dell'altro, però... Per Picasso probabilmente era immerso in questo zeitgeist, nello spirito del tempo, si stava mettendo in discussione tutta la fisica classica, quindi qualcosa anche attraverso la presenza a Parigi degli scritti di Poincaré potrebbe averla anche intuita ed essere arrivata a quelle conclusioni in forma artistica, rompendo definitivamente tutta la tradizione occidentale dell'arte che era basata sulla prospettiva, sul punto di vista unico su cui si costruiva tutto il dipinto. L'ultimo, forse il più astratto. Parliamo, questa volta partiamo dalla fisica, partiamo dal secondo principio della termodinamica, che mi, mi piace tantissimo, mi diverte perché ha tantissime definizioni. Uh, il calore non può passare spontaneamente da un corpo più freddo a uno più caldo, uh, qualsiasi trasformazione spontanea uh, tende a cedere energia e a raggiungere un grado di disordine maggiore, che è chiamato anche entropia. Uh, non può esistere ovviamente né il moto perpetuo né la macchina perfetta, cioè che trasforma tutta l'energia in, in un'altra forma. Senza disperderne. Qui ho messo la lampadina perché è il caso più plateale di entropia. Eh, la lampadina incandescenza trasforma quella minuscola parte di energia elettrica, che è un'energia pregiata, eh, in. Visione, in luce visibile, tutto il resto è infrarosso e calore che si disperde, che abbiamo perso per sempre. Quindi è proprio l'entropia fatta oggetto. Eh, quel disegno là sopra significa che, insomma, se io volessi mettere in ordine questi oggetti, devo farlo mh, in maniera precisa, manuale, uno per uno, perché se li getto casualmente col cavolo che escono in quel modo, usciranno in quel modo perché tendono comunque al disordine. La stanza di mia figlia ha una forte tendenza all'entropia eh, naturale, anche quando lei non c'è le cose cominciano a uscire dai cassetti e a riversarsi sui pavimenti. Arriviamo a Burri, perché ho scelto di parlare con Burri e di abbinarlo all'entropia? Perché io trovo che il suo lavoro, il suo recupero sui sacchi, sacchi ormai poveri, lerci, quasi pronti alla dissoluzione, ma anche il lavoro sulle plastiche, i combusti, a cui lui dà fuoco, però poi lo spegne un attimo prima. E per finire i cretti, quindi questo impasto di colla, caolino, che comincia a frammentarsi, sembrano esattamente la rappresentazione del ruolo che ha l'arte e la cultura per l'uomo, e cioè bloccare la dissoluzione, il caos e fornirgli del senso e dargli un'eternità. La natura non lo farebbe, tenderebbe a distruggere, a portare a un livello più basso possibile di, di energia e, di, eh, e anche di significato. Il lavoro dell'arte è quello di fermare questa dissoluzione e da, dando del senso alle cose. E con questo veramente finito. Grazie tantissimo Emanuela. Grazie a te. <ride> È voi. stato veramente un viaggio stupendo. Siamo rimasti anche oltre quello che solitamente facciamo in questi incontri, proprio perché eravamo tutti sì. rapiti dal, dal <ride> tuo percorso. E quindi grazie anche a tutti voi che siete rimasti qui. Eh, se avete ancora piacere, abbiamo ancora la libraia pronta e se forse qualche piccola dedica o un piccolo firmacopio, sì, Emanuele sì, ancora riesce a farlo. E poi do se a tutti... avete domande me le scrivete perché esatto. se no qualcuno poi... <ride> Online tantissimi complimenti ti Grazie. sono arrivati e quindi li vedrai direttamente sulla pagina Facebook e su YouTube. Grazie ancora a tutti e vi aspettiamo il prossimo venerdì per il prossimo appuntamento. Grazie davvero.